Oggi ci troviamo in via Bursieri 14 per l'evento L'abito del successo, organizzato dall'associazione Dress for Success. Ed è un evento che consiste nello spiegare alle donne che sono qui presenti come fare una buona impressione al primo colloquio di lavoro. Quindi a breve intervisteremo una volontaria di questa associazione e la presidentessa. Buongiorno, ci troviamo all'Abito del Successo con Viola Boselli e Odile Robotti, presidentessa dell'associazione Dress for Success Milan e volontaria dell'associazione. Allora, come prima cosa vorremmo chiedervi in che cosa consiste questo evento? Allora, questo evento si chiama L'abito del successo, è un evento voluto da me, con degli ospiti importanti, persone del mondo, scrittori, giornalisti, persone della televisione, perché vogliamo parlare di quanto è importante l'immagine per una donna per fare carriera. E allora vogliamo sentire il parere di questi ospiti che gentilmente hanno aderito. Grazie. E allora, da quant'è che è la prima volta che partecipate alla Civil Week? Noi il terzo anno, siamo orgogliosamente partecipi da 3 anni, sempre con eventi diversi e sempre dedicati alle donne. Ok, e perché avete deciso di partecipare alla Civil Week? E perché è un modo per far conoscere la nostra associazione, è un modo per dire alle donne che noi ci siamo e sostanzialmente sì, per dare anche un servizio, perché per esempio l'evento di oggi credo che sia molto istruttivo per le donne e verrà registrato, insomma lo racconteremo. Ok, quindi oggi fate una presentazione con queste persone presenti per spiegare qual è il vostro progetto. Allora, spiegheremo brevemente qual è il nostro progetto, ma soprattutto parleremo dell'importanza dell'immagine nella ricerca di lavoro, perché noi aiutiamo le donne che cercano lavoro a prepararsi ai colloqui. Quindi le aiutiamo sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista dell'immagine. Finita di essere qui, e io vorrei iniziare questo evento, questo talk show, questo incontro leggendovi una cosa, una mail. Ciao a tutti, non è un caso che ho atteso questo giorno per ringraziarvi di cuore per il supporto, la motivazione e l'aiuto datomi in un periodo particolare di vita e percorso lavorativo. Con immenso piacere vi comunico che ieri è stato il mio primo giorno di lavoro per Rocca 1794 del gruppo Damiani e oggi ho incontrato il mio team presso l'aeroporto di Milano Linate. Sono davvero grata del percorso fatto con voi e con l'associazione, in quanto mi avete aiutato ad uscire dalle sabbie mobili. Nonostante mi reputano e ritengo di essere una persona forte, resiliente e coraggiosa, con il vostro aiuto ho avuto modo di riscoprirmi e migliorarmi nella mia esposizione professionale, a riprendere fiducia ed autostima a livello personale, a non sentirmi sola in una città nuova per me in tempo di pandemia. Mi auguro un giorno di potervi incontrare tutti e ringraziarvi personalmente. Un caloroso saluto a tutti, Sonia. E Sonia è qui. E Sonia è qui. È qui tra noi e che finalmente potrà stare tra noi perché grazie a Dress for Success, grazie a queste 8 donne meravigliose che hanno creato questa associazione, è riuscita a trovare lavoro. Adesso passerei un attimo la parola a Odile Robotti, che è la presidente di Dress for Success. Grazie Viola, grazie ai nostri panelist, è un onore avervi qui, grazie davvero, grazie a tutti voi. Siete qui per il talk show, quindi dico solo 2 cose. Cosa fa Dress for Success? Aiuta le sogne. Le sogne sono di tante età, di tante etnie, di tante provenienze, di tante professionalità e si rivolgono a noi perché hanno bisogno di qualcuno che le sostenga, che attivi le loro energie. E noi questo facciamo. Le prendiamo per mano dove si trovano, quindi possono avere già un CV fatto, possono non averlo fatto, possono addirittura aver bisogno del bilancio delle competenze perché non sanno neanche bene che cosa sanno fare. Alcune facevano le impiegate, altre facevano le manager, quindi provenienza la più variegata. Con delle coach dedicate facciamo con loro un percorso che le aiuta a reinserirsi nel mondo del lavoro, ma soprattutto ad acquisire
quella sicurezza che è così fondamentale. Il nostro percorso culmina con la vestizione ad opera di una consulente d'immagine che quindi aiuta la donna a scegliere un vestito nel quale si sente a proprio agio, che la valorizza, e poi questo vestito viene donato. A nostra volta noi li riceviamo in donazione dalle principali aziende di moda. Quindi questo è quello che noi facciamo, lo facciamo con un enorme entusiasmo, e quindi grazie a tutti di essere qui, ripasso la parola a Viola.